Digep 2020 ci troviamo allo stand di Misu, il sistema costituito da macchina più creme che si è evoluto ancora una volta, e ne parliamo con Anna Maria Pellegrino, formatrice, food blogger e consulente per Misu. Anna Maria, benvenuta. Grazie dell'invito. Parliamo appunto di questa evoluzione del progetto. Misu, come ben sappiamo, è costituito da una macchina e delle creme al mascarpone e tanti altri ingredienti segreti ma gustosissimi che riescono a realizzare il tiramisù a favore di ristoratori, pizzerie e tante altre categorie della ristorazione che desiderano avere un prodotto di altissima qualità da realizzare in pochissimi minuti, anche magari davanti al proprio cliente. In che modo si è evoluto il progetto? Allora, tiramisù obiettivamente è un dolce che tutti conoscono, è tradotto in 23 lingue. È un dolce semplicissimo perché è composto da solo 6 ingredienti. Quello che facciamo con Misu, la nuova appunto release, chiamiamo così, è quello di provare a sviluppare la crema base, quindi la crema tiramisù, con una serie di ingredienti diversi e aromatizzazioni diverse. Possiamo per esempio utilizzare il cardamomo ben si sposa con il caffè e con il pistacchio, oppure utilizzare una base di lamponi e poi renderla più integrante magari con un pochino di pepe o perché no con una spezia più floreale. Ecco, questo è un po' quello che è il mio compito all'interno di Misu. In che modo può essere offerto questo prodotto da parte degli esercenti che evidentemente possono non solo contare su un dessert di fine pasto, ma di un appetizer, qualcosa da poter far mangiare come aperitivo? Beh, l'intrigante è quello per esempio di poter abbinare, questa è la nostra base che è decisamente molto moderata anche nel tono degli zuccheri, con una brisée salata per esempio, magari associare appunto anche un semisalato come potrebbe essere il pistacchio. È un modo per giocare con i sensi, è un modo anche per incuriosire i nostri clienti. In che modo ti sei avvicinata a Misu? Beh, è stato Yuri Merlini, l'inventore appunto della macchina fantasmagorica che è entrata nel mio mondo, che mi ha cercata, e l'intesa è stata immediata perché la voglia di raccontare la bontà del prodotto ma anche di innovarlo in continuazione è fortissima in entrambi. Perché tu in realtà, tra le tante cose in attività, racconti il food. Esatto, lo racconto in tanti modi, lo racconto cucinandolo e preparandolo per delle aziende e per dei locali anche come ghost, lo racconto nel mio blog ma anche in alcune riviste. La parte storica, antropologica della cucina è importante, la racconto nelle scuole superiori e nei master, lo racconto anche a Gheo dove seguo pure una rubrica che parla proprio di ricettari storici e di quella parte della cucina che spesso viene dimenticata dal logorio della vita moderna. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere nel caso in cui chi è dall'altra parte desideri avere maggiori informazioni su Misu senza alcun impegno? Beh, semplicissimo, info@misu.it. Prima ti abbiamo visto preparare una serie di, appunto io li ho chiamati semplicemente appetizer, e ora però proviamoli. Direi che è proprio il caso di assaggiarli. Ed eccoli qui, pronti e a disposizione per poterli mostrare, offrire, prelevare, prego. Grazie mille. E ora ne approfitto anche io, chiudere questa intervista per gustare finalmente il prodotto realizzato con le creme di Misu. Grazie Anna Maria. Grazie a voi.